nostra città, io ho sempre detto, una grande città, e ha sfornato dei miracoli che noi abbiamo il dovere di far conoscere e di tramandare alle generazioni future. Faccio una breve premessa su chi era l'Antonietta Bellan, che appunto nasce in Bellan, poi diventa in Avanzo perché acquisisce il nome del marito. Nasce a Contarina il 5 febbraio 1889, precisamente in località Capasta di Villareggia, che avete visto nel video, dove appunto la macchina si sofferma per far sì appunto che risalti quella che ancora oggi è la sua dimora d'origine. La famiglia Bellan possedeva dei terreni, un'altra casa nel centro di Contarina, in via Marconi, dove attualmente si trova il monastero delle Clarisse. La stessa racconterà che la passione per l'automobile l'ebbe fin da subito, quando rimase affascinata dall'auto del padre. Aveva una sorella più vecchia, nata il 1 agosto del 1886 di nome Elettra, che sposò Angelo Giuseppe Rossellini e del cui matrimonio nacquero i tre figli, Renzo, Marcello e Roberto, poi diventato il famosissimo regista del neorealismo. Il 1 giugno del 1908 Maria Antonietta sposa Eustachio Avanzo, detto Stae, nato a Portotolle. In realtà il titolo di baronessa non lo ereditò dal marito, ma gli fu dato da un maraia indiano, ammirato dalla sua personalità e dai moltissimi viaggi che lei stessa fece intorno al mondo. Il matrimonio durò poco, soprattutto perché la differenza, diciamo, di spirito tra un marito tradizionalista e molto sedentario e lei, che era invece una visionaria, una persona appunto che cercava l'avventura in ogni settore della sua vita, appunto durò poco, anche se lui non gli concesse mai formalmente il divorzio, però questo non le impedì poi di rinnamorarsi e di continuare a intraprendere delle avventure che per una donna di quell'epoca erano forse indicibili. Ricordiamoci che Maria Antonietta appunto debutta come pilota di corse automobilistiche nel 1920, e pensate che il suffragio universale femminile, anzi di tutti, è stato concesso nel 1946, quindi pensate quanto avanti era questa donna, quanto coraggiosa era, e anche al di fuori delle convenzioni e degli schemi. Ma ha diversi primati. È la prima donna italiana a correre in una gara automobilistica appunto nel 1920, è la prima donna al mondo a correre la Targa Florio nel 1920, è la prima donna al mondo a correre le Mille Miglia nel 1928 e l'Indianapolis nel 1932, è la prima donna a far parte della scuderia Alfa Romeo e prima donna a far parte della scuderia Ferrari, al mondo abbiamo detto, eh? Quindi non ha solo un primato italiano, ha un primato mondiale questa donna, che è nata a Porto Viro. Fu temuta e rispettata da tutti i più grandi piloti dell'epoca, da Ferrari a Nuvolari, riuscì ad asfaltare la convinzione che guidare e guidare bene fosse un privilegio maschile. Dirà: ogni donna può guidare con la stessa disinvoltura, sicurezza e maestria di un uomo, non occorre avere un'eccessiva forza. Aveva una profonda passione per le auto e al volante voleva stare solo lei, in macchina comandava lei e non c'era nulla da fare, diranno i suoi piloti colleghi. Nel frattempo, non contenta di essere una delle prime donne a guidare e anche a competere, alla pari forse meglio dei suoi colleghi maschili, ottenne anche il brevetto di pilota d'aereo. Nel 1923 iniziò a girare il mondo portandosi dietro i figli, arrivò quindi in Australia, dove rimase per un certo periodo, per poi però ritornare in Italia, dove appunto aveva tutte le intenzioni di riprendere e di coltivare la sua passione, che era quella appunto delle corse automobilistiche. L'Avanzo fu pioniere non solo nell'ambito delle corse, divenne un simbolo di emancipazione femminile in un periodo in cui le donne del mondo chiedevano a gran voce che fossero loro riconosciuti gli stessi diritti degli uomini. La baronessa sfidò la società del tempo, non solo diventando la prima pilota a correre diverse competizioni, ma anche dimostrando di essere migliore di molti uomini che svolgevano il suo stesso sport battendoli sui circuiti. Nella sua vita conobbe molti personaggi famosi, tra cui Gabriele D'Annunzio, che la chiamava Nerissima Nerissima, corritrice demoniaca, e Hemingway della famiglia Agnelli. Donna piena di coraggio, con lo stesso coraggio che le servì durante la guerra mondiale a prestarsi come Croce Rossina e autista di camion. Non solo, eroicamente nascose diversi ebrei durante la persecuzione e salvò il regista Luchino Visconti, fratello della moglie di suo figlio Renzo, dall'arresto e da una morte certa. Quindi abbiamo a che fare con una donna straordinaria, simbolo di libertà, che
che il suo paese natale ha finalmente deciso di darle il giusto riconoscimento, perché poi avremo diverse sorprese in seguito a questa edizione zero. Ancora anziana, si racconta che sfrecciasse indomita tra le vie di Roma, dove morirà il 17 gennaio 1977 all'età di 88 anni, con alle spalle una vita e una carriera da pilota che ancora oggi gli appassionati celebrano e invidiano. Io ammetto anche la mia ignoranza, ne avevo sempre sentito parlare che la nostra città aveva avuto questo privilegio di veder nascere la prima donna pilota d'Italia e del mondo a determinati livelli, però quando poi l'assessore Girardello e l'entusiasmo poi dell'ufficio turismo mi hanno coinvolta, diciamo, più nel profondo, devo dire che questi primati sono veramente eccezionali e sarebbe quasi una colpa non mettere a conoscenza di tutto ciò la nostra cittadinanza, ma anche il resto dell'Italia. Infatti ho suggerito, perché questa cosa ormai ci ha preso veramente tanto, di portare questo tipo di convenzione, di iniziativa anche a livello nazionale, magari la prossima volta cercando anche di coinvolgere le istituzioni nazionali, quindi magari portare il convegno direttamente al Senato a Roma. Colgo l'occasione anche per ringraziare i presenti. Abbiamo qui l'Associazione Nazionale dei Carabinieri, il maresciallo La Volpe, che è sempre molto disponibile, il comandante dei Carabinieri Finessi, i gruppi automobilistici, abbiamo il gruppo Abarth, a cui magari dopo cediamo la parola per un breve saluto, abbiamo poi il gruppo, aiutatemi, voi che siete esperte, basta, Abarth, gli altri si iscriveranno, esatto. Saluto anche Don Michele, che è qui presente, e tutti voi che siete oggi intervenuti per condividere con noi questo momento fondamentale. E anticipo già che questa sarà l'edizione zero, la pioniera. Il prossimo anno invece, la prossima edizione, avrò l'intenzione di dedicarla proprio a Riccardo Rossi.